Diciamo che se mi date 10 milioni, ne avete 15 alla fine del mese. Magari ci Mariano caschi. Silva. Al resto ci penso io. Sì, ma chi cazzo è Babbo Natale? Era il covo di Enrico Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana. Ora nell'ufficio del Secco c'è una libreria dell'usato, una piccola fabbrica solidale in cui lavorano persone che a causa del loro disagio psichico o fisico hanno avuto difficoltà a trovare lavoro. È preso del passato, sì, però il posto è bellissimo qua. Mi trovo proprio a mio agio, c'ho la musica. Preferisco lavorare solo, sono un po' asociale, diciamo. Tramite i servizi sociali ho fatto un corso per diventare operatore multimediale e prima ancora ho fatto un camionista. A 58 anni questo è il primo posto di lavoro in regola, sempre lavorato a nero. E finalmente c'ho la busta paga, c'ho, come si dice, la malattia, ho le ferie pagate, la tredicesima, cosa che io non avevo mai avuto nella vita. Quello che era lo studio del Nicoletti era tutto uno spazio aperto con pavimentazione d'argento. Caro Scrocchiazzetti, cosa dobbiamo? Voglio i soldi miei. Era adibita ad affari di altro tipo, viene utilizzata adesso per un progetto di inserimento al lavoro di soggetti con disabilità psichiatrica che sono in grado però di inserire dati nei database. Non solo libri, in questi 7.000 km quadrati sottratti dalla magistratura alla malavita romana, è nata una vera filiera del riciclo di mobili, computer, grassi vegetali e soprattutto vestiti. A svuotare quei famosi cassonetti gialli che vediamo per strada è proprio la New Horizon in collaborazione con l'AMA di Roma. Noi cerchiamo di utilizzare questo spazio per fare gli inserimenti al lavoro dei soggetti con disagio psichiatrico, perché in questo spazio loro sono più tutelati. È utile ai fini comunque del riuso, perché sennò andrebbero tutte in discarica. Insomma, le cooperative sociali hanno lavorato in sintonia con l'AMA molto bene e hanno creato posti di lavoro. Alla New Horizon lavorano 18 persone. Dove erano parcheggiate le Ferrari e le Maserati della banda della Magliana, ora c'è un'autofficina. Nel bar dove Nicoletti concludeva gli affari, lavorano due ragazze provenienti dai centri sociali. Una seconda possibilità per tutti e la possibilità di trovare tra le cose che qualcuno butta via dei veri tesori nascosti. Vuol vedere? Questa parte qui è il laboratorio dove noi abbiamo valutato di posizionare gli oggetti datati, particolari, che recuperiamo nella raccolta differenziata oppure presso le famiglie che ci fanno le donazioni.